qui a Portogruaro sembra sempre l'anno zero. Io ci ho giocato, ho fatto sport, chi mi conosce lo sa, ho sempre combattuto su questo tipo di battaglia. E scopriamo che a San Nicolò adesso non ci sono i tempi per gestire un finanziamento e si va ad assegnazione diretta. Allora noi, che abbiamo un po' dei forti dubbi su questo tipo di materie, avvisiamo già la Giunta e il Comune che chiederemo tutta la documentazione, la manderemo dove è giusto che vada, per fare delle verifiche, perché sembra impossibile che gente come Villotta, Bertoncello, che sono 30 anni che sono qui, che comandano sto Comune, arrivino e dicano non c'erano i tempi, patto di stabilità. Ma come? Patto di stabilità c'era e ci sarà ancora. Di cosa stiamo parlando? Ma stanno prendendo in giro i cittadini? I cittadini vi stanno prendendo per i fondelli questi qua, sappiatelo. E non ci sarà denuncia, qui ha avverto il sindaco, che ne, so che ne ha fatta una, non ci sarà denuncia che ci fermi. Perché il sindaco non... ha denunciato lei? Sì, sulla famosa storia, vi ricordate, dell'ombelico? Piuttosto è più valida quella che abbiamo fatto noi, denuncia nei confronti di, sui giornali hanno scritto dirigenti, ma c'è una dirigente che non ha più nessun incarico, nessun ruolo, che va su e giù in comune negli uffici e senza dirlo ai cittadini, so che hanno già capito di chi parlo. Questa è una vera denuncia, è una vera vergogna di questo comune, che forse qualcuno pensa di poter fare tutto quello che vuole. E noi cercheremo di vigilare, certo. Staremo attenti su questo. C'è la denuncia in prefettura, non sto parlando di possibilità, è già presentata. Ringraziamo Gastone Mascherini in linea alla redazione centrale.